I servizi. L'edicola Fasanaro in piazza Regina Elena a Sapri presenta Pagine. Buongiorno a tutti, ben ritrovati con la rassegna stampa di 105 TV. Con noi oggi in studio Alberico Sorrentino, giornalista, avvocato. Buongiorno. Buongiorno, buongiorno a te Daria e benvenuti di nuovo ai telespettatori di 105 in questa nuova sede che è molto elegante. ci fa piacere insomma di averlo ospite, commenteremo un po' le notizie, poi cercheremo anche di capire insomma di questo comitato civico di cui presidente, giusto? Promotore. Promotore, ecco. Cercheremo appunto di approfondire un po' meglio questi argomenti. Intanto sui giornali in primo piano oggi ovviamente c'è la vicenda del coronavirus, con questo isolamento del virus avvenuto grazie proprio a dei ricercatori salernitani, quindi si parla anche del ruolo di Giuseppe Ippolito che dirige lo Spallanzani in questo momento così delicato. Lui è un valdianese, quindi c'è grande attenzione anche da parte del territorio su questa figura. Poi si parla ovviamente delle regionali, si dibatte a lungo su questa alleanza PD 5 Stelle, chi è a favore, chi è contro, e quindi vengono un po' esaminati tutti gli aspetti sui vari quotidiani. Mentre per quanto riguarda la cronaca, il nostro territorio, c'è questo incidente di caccia, un uomo si è ferito un piede con il fucile a Sanza, e poi una vicenda su cui si sta indagando, una bomba carta che sarebbe stata fatta esplodere contro la saracinesca di un negozio. Il negozio appartiene ai genitori dell'assessore di Albanella, quindi chiaramente fa molto pensare questo fatto. Parleremo di questo e di altro nel corso della nostra rassegna stampa. Allora andiamo a sfogliare subito queste notizie, giornali. Sulla Repubblica di Napoli, la base dei 5 Stelle, mai alleati con il PD, ma Fico dice ragioniamo, vedete, proprio all'interno diciamo no all'accordo con il PD, la Ciarambino si pone su questo punto di vista. All'hotel Ramada si incontrano 450 attivisti, 153 gli interventi, il 90% boccia l'intesa elettorale con i Dem ed è rivolta contro i parlamentari. Siamo stanchi, ci state ridicolizzando. Ciarambino, se si dovesse decidere su Rousseau, chiederemo che a votare siano solo i campani. Intanto il senatore Presutto dice no a qualunque apparentamento, daremmo vita a dei morti, e Brambilla, il consigliere comunale di Napoli, sempre 5 Stelle, dice non chiedetemi di mettere il mio voto su una scheda dove ci saranno i simboli PD e 5 Stelle. Insomma, una battaglia ancora aperta, anche perché il presidente della Camera dei Deputati Fico dice cerchiamo di ragionare oppure ci ritroveremo De Luca o Caldoro. Insomma, per 7 ore sembra una sfinge, in prima fila ascolta accuse contro i parlamentari, il no secco all'alleanza col PD in regione, il presidente della Camera Fico non fa un cenno, lui che è un grillino della primissima ora, poi prende la parola ed esordisce: oggi abbiamo la stampa qui dentro, ogni frase diventa un titolo nazionale, è complicato parlare ma parlerò lo stesso. 12 minuti di intervento contro i due previsti per ogni attivista, lui dice dobbiamo ragionare, i sì e i no non mi piacciono più, a giugno 2020 potremmo avere la stessa fotografia di ora, o Vincenzo De Luca o Stefano Caldoro al governo, dobbiamo chiederci se possiamo fare di più facendo un'apertura su alcuni temi, così potremmo realmente migliorare la sanità e i trasporti, dobbiamo pensare se c'è un'altra strada. E intanto la sfida di Mastella, Benevento, dimissioni ora per votare subito, l'ex ministro lascia la carica di sindaco come aveva annunciato che l'avrebbe fatto dopo la visita del presidente Mattarella, così si potrà andare alle urne assieme alle regionali, Forza Italia dice lo ricandidiamo. Sullo sfondo le tensioni con la maggioranza e il caso di un consigliere intercettato con i familiari di un malavitoso. Ieri dunque le dimissioni, Benevento è l'unico capoluogo di provincia della Campania guidato dal centrodestra.
L'altra polemica, cardiologia a Salerno e scontro sulle consulenze, Forza Italia e 5 Stelle all'attacco, perché portare pazienti fuori provincia? La cardiochirurgia di Salerno è al centro di questo scontro dopo la rivelazione di Repubblica del protocollo che affida in convenzione le consulenze cardiochirurgiche dei pazienti afferenti all'ospedale del Mare agli specialisti diretti da Enrico Coscione nell'azienda ospedaliera Ruggi d'Aragona. L'iniziativa, che porta la firma del manager Ciro Verdolini e del commissario Vincenzo D'Amato, è diventata terreno di aspra polemica. Le prime contestazioni sono arrivate a Forza Italia e 5 Stelle. Maria Grazia Di Scala, presidente della commissione sburocratizzazione, ha programmato un'audizione per le 11.30 di domani nella sede del Consiglio regionale, con all'ordine del giorno proprio procedure di individuazione per le consulenze cardiochirurgiche per i pazienti ricoverati nella cardiologia dell'ospedale del Mare. E quindi su questo punto chiede chiarezza l'esponente di Forza Italia per capire in base a quali criteri si è stato deciso di dribblare le strutture napoletane, quattro anche di eccellenza, appunto per il salernitano. Andiamo avanti, i medici di famiglia contro la regione, polemica sulle visite domiciliari per il coronavirus, la querela è conseguenza dell'iniziativa adottata dalla giunta presieduta da De Luca, è stato istituito il numero verde informativo sul coronavirus. A mettere in allarme il mondo dei camici bianchi sono le direttive che individuano loro in caso di necessità come gli interlocutori preposti a visite e controlli. E quindi c'è anche questo aspetto di cui si dibatte oggi su Repubblica di Napoli. Andiamo sul quotidiano del Sud, anche qui 5 Stelle no al PD, l'Assemblea boccia qualsiasi ipotesi di alleanza e nel centrodestra Salvini rimette tutto in gioco. Insomma, un'onda plebiscitaria boccia l'accordo, il no a prescindere da De Luca, in dubbio il voto online. La base si oppone alle alleanze, la palla al reggente Crimi, intanto il centrodestra Salvini spariglia i giochi, il leader leghista molla Caldoro, diventa un giallo la candidatura a governatore e la coalizione è sul filo del rasoio. Intanto Fico che sottolinea: se torniamo all'opposizione nulla cambierà. Ecco, facciamo un punto su questa situazione relativa alle regionali. Accordo PD 5 Stelle, dibattuto a lungo, la Campania resta un caso per questa opportunità. Ma credo che se si fosse fatta una scelta diversa il movimento sarebbe definitivamente scomparso. Stanno provando a ritrovare la loro identità, i sondaggi attualmente li danno in caduta libera. Allearsi con il governatore De Luca avrebbe segnato la fine, credo, del movimento, soprattutto per la guerra che è già stata in Campania con De Luca stesso. E non credo che la situazione del governo nazionale possa incidere su questa scelta. Per quanto possa contare la mia opinione ad oggi, la trovo una scelta giusta. E mi auguro che il movimento possa ritrovare se stesso e la propria identità, perché l'ha smarrita nel corso di questi anni. Il centrodestra intanto non è che naviga in acque migliori, insomma Caldoro sì, Caldoro no, non è chiaro anche qui. Sì, manca un leader che possa dare credibilità. Certamente devo riconoscere a Caldoro l'immagine di una figura seria, una persona per bene, se così si può dire, in politica è una cosa piuttosto rara, però allo stesso tempo non ha quella forza e quel peso politico tale da imporsi, ed anche se posso permettermi c'è l'incapacità di quasi tutte le forze politiche di proporre volti nuovi. Perché dobbiamo ritornare a Caldoro, De Luca di nuovo in campo, il movimento non so che scelta farà, si parlava di Costa, ma non credo che il ministro voglia fare questa avventura. Dobbiamo cercare di formare una classe dirigente nuova, perché poi c'è sempre questa cosa che io ripeto spesso da quando avevo i capelli, che si parla sempre di giovani, di lasciargli spazio e posto, però poi vediamo che occuparsi di politica è sempre gente con i capelli bianchi. E invece nel nostro territorio la questione che viene un po' analizzata relativa ai possibili futuri candidati a queste elezioni regionali è proprio nel Cilento, che vede contrapposti Vincenzo Speranza, Simone Valiante. A quanto pare nessuno dei due vorrebbe fare un passo indietro, vorrebbero candidarsi e chiaramente deve uscire un nome solo. Io credo che sia più un'invenzione giornalistica che un reale scontro tra i due, no, se tra posso i due, no, permettermi. Non c'è nessuno scontro. Ovviamente c'è la volontà di misurarsi.
ognuno dei due farà i propri calcoli perché credo ci sia la voglia di correre per vincere e qualora dovesse venire fuori che non ci sono i numeri per poter ottenere un successo dalle urne, uno dei due farà sicuramente un passo indietro, bisogna vedere chi tira di più in questo momento tra i due. Io faccio i miei migliori auguri ad entrambi, il collega Speranza è una persona sicuramente una persona valida e seria, Simone Vagliante il suo trascorso politico che gli consente di contare su una base solida di amministratori che lo sostiene, però anche in questo caso vedi, vale il discorso di prima, credo che ci sia bisogno di volti nuovi. E andiamo a leggere altre notizie, andiamo all'attacco al virus, dice il quotidiano del Sud, parte dal Diano. Giuseppe Ippolito, direttore scientifico dello Spallanzani, è nato a Sant'Arsenio, oggi è famoso in tutto il mondo. L'istituto è stato in grado di isolare il ceppo virale e quindi ovviamente questo è dovuto soprattutto a delle ricercatrici, donne, ne abbiamo parlato, tutte del Sud, però chiaramente riluce anche Ippolito nel nostro territorio che è sempre stato in prima fila qualche tempo fa con l'Ebola, ora con il coronavirus e quindi si fa un po' l'analisi di questo personaggio. Andiamo alle notizie che il quotidiano del Sud offre per quanto riguarda gli altri aspetti. A pizziche e muzziche, una millenaria sapienza condensata in motti arguti e salaci, continua la raccolta di proverbi e detti di Alburni, Diano e Cilento, un'iniziativa proprio che fa questo giornale. E poi lasciamo da parte il quotidiano del Sud, andiamo sul Mattino di Salerno, smog nel mirino. Le auto inquinanti, raffica di multe, divieti di circolazione, scatta il giro di vite, polveri sottili, continuano gli sforamenti, un parco mezzi tra i più vecchi d'Italia. Questa è una delle notizie che troviamo in prima pagina, andiamo a vedere all'interno, si parla della sindrome anche relativa al commercio, i cinesi del megastore, cari clienti, non siamo trasmettitori di virus, insomma nel giro di poco tempo le vendite dei negozi cinesi, in questo caso si parla di un megastore di Salerno, sono state dimezzate per la psicosi del coronavirus, si era parlato che potessero trasmettersi anche attraverso le merci o comunque siccome appunto ci sono i commessi, sono cinesi, c'è questo terrore anche un po' ingiustificato. Il cartello, grazie a chi non ha paura, così hanno scritto. Cogliamo l'occasione per ringraziare i nostri clienti che nonostante ciò sono sempre presenti, grazie, e questo per insomma, sottolineare che stanno vivendo un momento difficile, il vero problema, dicono, è l'ignoranza e quindi fanno dei regalini a chi continua a spendere in questi negozi cinesi. La figlia del titolare di Shopping Casa dice i rischi di contagio sono azzerati, nessuno di noi vuole creare problemi in Italia, dicono, forse è una delle prime volte in cui si sente maggiormente questa forma di razzismo nei confronti dei cinesi, no? Che in qualche modo fanno una comunità a parte, meno integrata rispetto ad altri stranieri che sono nel nostro territorio, però erano stati più accettati proprio in virtù di queste cose commerciali. Sì, in virtù delle cose commerciali, anche perché si fanno un po' i fatti loro, diciamo così, sì, se così esatto. Possiamo dirlo, no? Però credo ci sia un allarmismo diffuso. Allo stesso tempo non bisogna sottovalutare questa cosa, questo virus. Io stesso stamattina sono leggermente influenzato, ma ti posso assicurare che, infatti te l'avevo detto, che volendo fare audience avrei potuto indossare la mascherina. Battute a parte, il prossimo fine settimana io sarò a Roma. Sentendomi con un amico farmacista che è una farmacia a Roma, mi ha consigliato, guarda, nei luoghi dove c'è il metropolitano, sui bus, cerca di indossare la mascherina perché effettivamente ci sono delle possibilità remote di contrarre questo virus qualora si venga a contatto con chi è infetto, però allo stesso tempo abbiamo visto che c'è stato un grande risultato da parte di alcuni scienziati, ricercatori italiani, tra l'altro uno è della provincia di Salerno, noi ne siamo orgogliosi. E ieri sera mi sono permesso di commentare un post del ministro Speranza dove si elogia sempre il Made in Italy, in questo caso la ricerca italiana, però poi quando si vanno ad approvare legge di bilancio non ci sono mai fonti a sufficienza sulla ricerca, e mi sono permesso di consigliare di dare una sforbiciata ai finanziamenti alle università private per sostenere proprio la ricerca.
Tanto più in questo caso che si è dimostrato quanto può essere importante, quanto siano validi i ricercatori italiani. Invece adesso leggiamo una notizia un po' particolare: a Salerno è nata la prima agenzia funebre per animali, in 3 mesi già 6.000 follower, la scelta sepoltura o cremazione, insomma l'addio dolce tra fiori, musica e lapidi con foto, siamo arrivati anche a questo. La proprietaria dice che chi perde un cucciolo è vittima di un lutto a tutti gli effetti e quindi gestiamo il commiato con discrezione, può essere anche insomma al passo con i tempi, diciamo. Io, così. Allora, una certa propensione agli animali, perché mia madre è molto legata a, certo, gatti e cani e non solo, qualsiasi essere vivente, però mi sembra un attimino esagerato, però cerca di fare, si rispetta, diciamo, quella che è questa forma di affetto sconfinata verso gli animali, quindi la rispettiamo, si fa business, è sicuramente un business, perché ci sono parecchie persone che investono parecchi soldini per il benessere degli animali, che alcuni dei quali sono trattati molto spesso meglio degli uomini. È vero. La sanità, veleni sull'asse Salerno-Avellino, il piano del Moscati copiato da Ruggi, l'accusa della Lega, De Luca scelga meglio i direttori generali, la replica del manager dell'ospedale Irpino sono delibere standard, insomma si fanno le pulci per aver copiato l'uno il piano dell'altro. Comunque il direttore generale dell'azienda ospedaliera Moscati di Avellino, Renato Pizzuti, ha approvato questo atto di indirizzo per il piano delle performance 2020, ma il provvedimento è un copia e incolla degli stessi atti di indirizzo pubblicato un mese prima dall'azienda Ruggi. A denunciare sui social è Enrico Venezia, responsabile provinciale della sanità della Lega. Bisogna poi andare più a fondo su questa vicenda. Poi la storia, io e la mia Beatrice, la lunga battaglia per diventare felici, mamma Clotilde, il figlio trans e la lotta a pregiudizi e cattiverie. Ho pagato il suo seno rifatto, ora anche il cambio di nome e di sesso. Insomma, in questo caso c'è stata massima accoglienza da parte della genitrice nei confronti di questa situazione. Concorso per disabili, svolta per 2 ragazzi assunti a Contursi dopo il servizio civile. Da questa mattina Antonio e Federica saranno i 2 nuovi dipendenti comunali a Contursi, sono giovani, hanno un grande entusiasmo. Il primo concorso dopo tantissimi anni che viene espletato per inserire nella pianta organica nuovo personale a tempo indeterminato nella cittadina termale. La procedura ha riguardato l'assunzione part time di 2 persone con disabilità. Antonio Margarella e Federica Perrotta hanno fatto domanda, si sono sottoposti alle selezioni e sono risultati vincitori tra 11 candidati. Hanno già avuto un'esperienza presso il comune con il servizio civile. Tanta emozione per i ragazzi e anche per le loro famiglie. L'anno giudiziario, ragazzini arruolati da bande criminali per spacciare droga, la relazione della presidente Russo, bullismo e baby gang e allarme anche a Salerno, violenze sessuali in aumento per l'uso dissennato dei social e poi la denuncia, mancano le risorse per dare effettiva attuazione al processo penale minorile, questo il quadro che emerge. Poi per quanto riguarda l'incidente avvenuto a Lustra Cilento, un cacciatore scivola e si spara, ferito al piede, viene operato, è accaduto un uomo di 50 anni, residente a Lustra, che ha dovuto far ricorso alle cure dei sanitari dell'ospedale San Luca di Vallo per una ferita da arma da fuoco a un piede. Era uscito ieri mattina per una battuta di caccia, non si è allontanato molto, è rimasto nei pressi della sua abitazione, stava camminando quando è scivolato e dal fucile è partito accidentalmente un colpo. Per i carabinieri non ci sono dubbi, è stata una casualità. E andiamo alla storia di Padre Caro. A Londra, senza paura della Brexit, il sacerdote salernitano e guida della comunità italiana che vive in Gran Bretagna, luogo di incontro alla St. Peter Church fondata da San Vincenzo Pallotti, non temiamo gli effetti del divorzio, per i suoi concittadini mantiene vivi i riti delle feste di San Matteo, Carmelo e Trofimena, e quindi se ne parla anche sul giornale nella parte relativa ai salernitani con la valigia. Poi anche qui verso le elezioni, Movimento 5 Stelle, il muro degli attivisti, nessun patto con il PD, parlamentari messi sotto accusa dalla base, come potete chiederci di allearci con i nemici, assente Di Maio ma Fico non molla, insiste, verifichiamo se un'altra strada è possibile. E poi la Ciarambino e il blitz antifico per ottenere la candidatura bis, la fedelissima di Di Maio contraria a qualsiasi dialogo, se passa la sua linea sfiderà De Luca per la seconda volta, e quindi c'è anche un interesse, voglio dire, personale secondo quanto emerge dal
mattino. E sì, perché un'altra cosa, cioè, resta questa, questa dicotomia Di Maio-Fico, che insomma era dei tempi del primo 5 Stelle. Sì, è vero, c'è questa tendenza e Fico è visto un po' come l'immagine pura del, del movimento. Venendo alla, alla candidatura della Ciarambino, non credo che sia la figura ideale, almeno per quanto mi riguarda, non... non è stata, diciamo, all'altezza del ruolo di capogruppo del, dell'opposizione del movimento. C'è bisogno anche in questo caso di un volto nuovo, forte e credibile. Non riesco ad immaginare ad una persona che possa ricoprire tale ruolo tra quelle che io ho conosciuto nel, nel percorso che in passato ho fatto con il movimento, ed è stato proprio questo poi il motivo per il quale, nel momento in cui si è trattato di formare una classe di governo, passare dall'opposizione, che è un po' più facile fare opposizione e dire le cose che non vanno, lo riconosco, ad amministrare a livello nazionale, il movimento si è un po' sfalsato. Però oggi c'è la tendenza a far sì che tutti quelli che stanno fuoriuscendo dal movimento sono dei geni, vedi Fioramonti, vedi altre persone che sono fuoriuscite, quelli che, quando, mentre quando ci stanno dentro sono tutti incapaci, così non è. Ne abbiamo avuto prova anche l'altra sera a San Giovanni, poiché era presente come relatore Annelina Chirico, che è una persona formidabile, è stata la migliore allieva del Forsam, che è il corso per i giovani amministratori che viene organizzato dall'ANCI, ragion per cui all'interno di ogni forza politica credo che ci siano delle persone valide e altre meno valide. Perfetto, anche qui sulle cronache di Salerno, i 5 Stelle, gli attivisti votano no all'accordo regionale col PD e Fico sull'alleanza, ascoltato opinioni, decide crimi, il voto su Rousseau solo per iscritti in campagna, vedremo, dice rispetto a questo. Poi c'è Luigi Iovino che fa il punto della situazione, abbiamo l'obbligo di rispettare la voce dei nostri attivisti, e la vicenda di Mastella che si è dimesso da sindaco e pronto per la sfida alle prossime regionali, non rinuncio alla mia dignità, ha detto, ma molti pensano sia solo un arrivederci. E il coronavirus è stato isolato, l'intuito di due salernitani decisivo nella ricerca, Giuseppe Ippolito di Sant'Arsenio, il direttore dell'Istituto Nazionale Malattie Infettive, poi c'è Domenico Benvenuto, 24 anni, Monte Corvino Rovella, studente iscritto al campus biomedico di Roma e autore della ricostruzione del DNA del virus. Invece poi la, l'isolamento è avvenuto a opera di, delle ricercatrici, un risultato importante dal punto di vista scientifico per combattere sul serio il contagio. Il ministro Boccia che dice: sono orgoglioso per la provenienza delle tre ricercatrici della regione Campania grazie a un sud che produce eccellenze silenziose. Intanto la regione Campania ha istituito un numero verde per dare informazioni ai cittadini sul coronavirus, il numero è l'800 909 699, e sarà attivo dal 5 febbraio alle 14. Al numero risponderanno medici laureati iscritti all'albo, discenti del corso di formazione in medicina generale. Il funzionamento è garantito dall'ASL Napoli 1 Centro e ogni ASL avrà uno o più postazioni, quindi in Campania ci saranno sempre almeno 9 postazioni attive contemporaneamente. Il numero sarà attivo dalle 8 alle 20 e fornisce informazioni in italiano, insomma, per combattere l'emergenza, ma soprattutto la psicosi, ecco, evitare inutili corse e affollamenti ai pronto soccorso. Manca un istituto di pena per i minori, la denuncia, il presidente della Corte d'Appello evidenzia una grave lacuna nel nostro distretto, così viene meno il compito del Tribunale di Sorveglianza per gli affidamenti. E poi andiamo a proposito, visto che sei avvocato, no, che c'è stata questa insomma, intervento sull'anno giudiziario a Salerno, è ricominciato proprio nella cittadella per la prima volta, c'è stata questa cerimonia e chiaramente non si è potuto fare a meno di parlare delle carenze di personale, insomma, che limitano questa giustizia. Assolutamente, un problema annoso che stiamo vivendo anche in prima persona a Vallo. C'è stata una protesta anche da parte di noi avvocati vallesi, soprattutto come giovani avvocati abbiamo scritto poco tempo fa una missiva indirizzata a tutti gli attori istituzionali e non. Pensa che attualmente sul ruolo civile abbiamo un solo magistrato in organico, un altro che è arrivato in distaccamento da Salerno per 3 mesi. Attendiamo, dovrebbero arrivare a breve quelli in pianta organica stabili. Speriamo che
si fermino a valle per qualche anno e si comincia a smaltire l'arretrato. È scandaloso quando è successo a Nocera, non so se l'avete ripresa questa notizia, dove è stato fatto un bando per i praticanti e avvocati per favorire in maniera volontaria la logistica delle cancellerie dei giudici di pace. Cioè, è assolutamente assurdo, manca del personale, è inammissibile che si svilisca la professione forense per andare a svolgere delle funzioni diciamo di smistamento e sistemazione delle carte, non esiste. Ma soprattutto mancano i giudici, ma attenzione, i giudici non mancano ovunque, perché questa è una falsità. I giudici mancano in alcuni tribunali, perché in altri ce ne stanno, non dico troppi, ma il giusto numero, mentre i tribunali di frontiera, come può essere Vallo, che non è facilmente raggiungibile e quindi viene spesso indicata come sede disagiata, ciò significa avere per i magistrati che vengono a valle un'indennità maggiore. Il problema esiste per i tribunali di frontiera, dove diciamo, il magistrato non lo reputa come una sede tale da poter lì sistemarsi per un periodo di lunga durata e casomai mettere su anche famiglia. Quindi bisogna fare fronte a questo problema, ma relativamente a queste sedi giudiziarie che soffrono questo problema. Io qualche giorno fa, 18 sarò di nuovo a Napoli, ad esempio Napoli, perché che se ne dica, diciamo ci sono tutti i magistrati in pianta organica e i provvedimenti, almeno per la mia esperienza, arrivano con una certa celerità. Lo stesso non possiamo dire di Vallo della Lucania o del Tribunale di Nocera Inferiore, quindi ogni tribunale ha una propria storia. Mi permetto di fare anche una parentesi come AIGA, il nostro presidente nazionale alla giunta che si terrà settimana prossima ci ha invitato a fare proprio una relazione sullo stato di salute del foro, quindi ne saprò sicuramente di più nel prosieguo e non potrò fare a meno di di evidenziare quelle che sono le problematiche di Vallo, dove mancano non solo i giudici ma anche il personale amministrativo. Nonostante lo sforzo, e questo ne sono testimone in prima persona, del presidente Gaetano De Luca, io l'ho detto già in altre sedi, non per diciamo fare falsa retorica, io l'ho visto lavorare fino a tardi la sera, quando l'abbiamo invitato per qualche convegno, era lì che lavorava, quindi chi c'è, lui è particolarmente attaccato al Tribunale di Vallo, non solo perché nel presidente, ma ricalca un po' l'immagine di quello che era il vecchio pretore. Ebbene, questa è una cosa molto bella quella che hai detto. Io non te l'ho fatta la domanda nelle scorse settimane, quando l'argomento è stato anche di più al centro dei giornali, te la rifaccio ora. La prescrizione, no? Tu da ex 5 Stelle, posso dire ex 5 Stelle? È giusto. Ex 5 Stelle e al tempo stesso avvocato, che ne pensi di questa prescrizione, sì o no? Allora, attenzione perché i tuoi colleghi potrebbero, come dire, guarda, ne abbiamo parlato in questi giorni. Sicuramente così come è concepita rischia di fallire. Diciamo cioè che l'eliminazione della prescrizione. Esattamente, così come concepita la riforma non la vedo di buon occhio. Certamente bisognerebbe accelerare il processo per evitare appunto che ci sia un numero di casi che vengono risolti perché prescritti e non perché si è entrati nel merito. Mi riporto a quello che non perché lo ritengo diciamo uno spanna sopra gli altri, ma mi ritrovo molto con l'osservazione che ha fatto Gratteri in una recente trasmissione. Alcuni istituti dovrebbero scomparire dal codice, tipo amnistia, indulto e prescrizione, però ha puntualizzato Gratteri, ha detto chiaramente c'è bisogno di una riforma complessiva. Io spero che questa cattiva riforma induca poi la politica a soffermarsi sulle riforme necessarie che servono al sistema giustizia, perché certamente abbiamo bisogno di riforme, ma non di obbrobri che andrebbero a peggiorare la situazione già attuale. Si rischia, l'ha detto in questi giorni il primo presidente della Corte di Cassazione, che arrivino oltre 25.000 faldoni all'anno in più soltanto in Cassazione, il che significherebbe bloccare o comunque riempire di nuove scartoffie già un organo che è già operato di per sé. Ecco, te la sei cavata. No, altrimenti... la no, io vedo delle analogie anche con la riforma del
della legge elettorale, no? Sì. Perché poi alla fine si va a intervenire, ma non su quello che è il vero problema, e esatto. Si creano ulteriori problemi. Esatto, infatti è quello che ho contestato, ad esempio, della riduzione del numero dei parlamentari. Dico, così come fatta, rischia per svilire ulteriormente la rappresentanza delle aree interne, dove non abbiamo i numeri. Se pensiamo che tutto il Cilento è quanto Acerra, per dire, ma come vogliamo essere poi rappresentati? A chi ci dobbiamo rivolgere noi se abbiamo un problema? Quindi occorrono, non bisogna fare delle riforme diciamo mirate, ma delle riforme organiche. Questo è il vero problema, così come lo è stato per la legge elettorale. E cosa a cui non è stato poi messo mano, nonostante si dice quando arriveremo poi sotto elezioni scatterà il problema legge elettorale, ma affrontiamolo prima, consentiamo ad ogni parte di questo paese di avere la giusta rappresentanza in Parlamento, perché così ad oggi come la situazione non va bene. Ma prendiamo come riferimento il Cilento: ad oggi siamo stati fortunati ad avere l'elezione con i collegi uninominali, di avere il senatore Castiello che è di Vallo, poi abbiamo nell'uninominale che è stata eletta la senatrice, no, la deputata Marzia Ferraioli, che tuttavia, se mi permetti una zeppolata, come si suol dire, non si è vista. Questo non va al di là della mia presa di posizione, però qual è il problema? Che quando le candidature vengono calate dall'alto, e così è stato per Marzia Ferraioli, poi abbiamo questo problema. Noi c'è bisogno di persone che vanno ad incidere sul territorio, che conoscono i problemi reali del territorio. Io sono convinto che lei non sa neanche dov'è San Giovanni a Piro, per esempio. Bene, c'è una notizia giusto per te: il coronavirus e la protezione con le mascherine. Il Codacons registra un forte aumento di vendite nelle farmacie, ma attenzione alle speculazioni sui prezzi, perché poi come comincia il business su qualcosa, poi subito si crea questo problema. Intanto ricordiamo il ballerino cilentano che sarà sul palco del festival Leon di Domenico di Vallo della Lucania, 19 anni, parteciperà alla settantesima edizione del Festival di Sanremo. È stato selezionato nel corpo di ballo che curerà le coreografie della rassegna più prestigiosa della canzone italiana. Eccolo qua in foto. Sempre su Cronache, andiamo a vedere velocemente notizie, andiamo a chiudere la nostra rassegna stampa questa prima parte. La stanza a reddito di cittadinanza a 46 persone, il comune chiede loro di lavorare, si applica da parte dell'amministrazione comunale la legge che prevede che i percettori debbano svolgere progetti utili. Invece a San Pietro Altanagro duro manifesto in cui gli esponenti della minoranza denunciano disservizi e precisano che non vogliono distruggere ma rispettare il patto elettorale con i cittadini. 5 accuse quindi alla minoranza, al sindaco 40. Doni e bambini orfani vittime di femminicidio del Vallo di Diano, l'iniziativa del Rotaract Club e del Leo Club. E poi ad Albanella, balordi tentano furto alla tabaccheria in località San Nicola, il negozio di proprietà della famiglia dell'assessore Cammarano. Vediamo meglio queste notizie sulla città, vedete come viene presentata diversamente la notizia: bomba contro i genitori dell'assessore. Albanella, nella notte un'esplosione danneggia la porta d'ingresso del negozio della famiglia di Maria Teresa Cammarano, escluso il racket, si ipotizza un raid vandalico contro il locale in località San Nicola. Quindi si cerca insomma di conoscere meglio la situazione. L'assessore Maria Teresa Cammarano, insomma si cerca di capire se ci sia anche un legame. Strade sicure, 2,5 milioni di euro, Camerota ok ai fondi per la provinciale 66, tra le terrazze più belle del Cilento. E poi a caccia con gli amici si ferisce al piede, è rimasto ferito un 55enne di Lustra, ieri era uscito assieme ad altre persone per una battuta di caccia. E poi ancora Sanza, il comune dona un'ambulanza al servizio 118, questa permetterà insomma di muoversi meglio su questo fronte. La movida alcolica nel mirino dei NAS a Salerno, carabinieri in borghese per arginare il fenomeno della vendita ai minori, piazze e vicoli presidiate alle forze dell'ordine, spacciatore denunciato. Il coronavirus isolato, la firma salernitana, il direttore scientifico dello Spallanzani Giuseppe Ippolito di Sant'Arsenio, i suoi amici e colleghi orgogliosi di lui, un'eccellenza della sanità italiana nota nel mondo. E poi ancora andiamo avanti, il regolamento dei deorsi ok alle modifiche a Salerno, la soprintendenza dà il via libera ai locali di via Roma sul posizionamento dei gazebo. Le alleanze per le regionali, stop del 5 Stelle a PD e Costa, il 90% degli attivisti ha detto no a un patto con il Partito Democratico. Queste le notizie, abbiamo visto quelle dell'area sud. E poi nella pagina della cultura e della società, dopo una notte
notte tempestosa, gli avventurieri arrivano in Spagna, si segue il diario di bordo di questi salernitani che stanno facendo questo percorso di navigazione, e poi si racconta la peste che flagellò Salerno nel 1656. È il momento di parlare di sport, e allora è il momento di collegarci con Gerardo Lobosco. La Gelbison non riesce a superare questo momento difficile in casa, ancora 1-1, ma sappiamo di più con te, Gerardo. Buongiorno. Buongiorno a te, buongiorno ai telespettatori di Pagine. Per la Gelbison, come dicevi tu, continua il tabù morra anche contro il Fasano, non è riuscita a centrare la vittoria che resta sempre nelle intenzioni, ma che puntualmente sfugge, e purtroppo si allunga il digiuno. Tutti, a partire dal tecnico, i calciatori, dai dirigenti e i tifosi, speravano che il successo sul campo del Gladiator desse la scossa. Invece eccoci ancora una volta a raccontare di un pareggio ottenuto tra l'altro in rimonta, e seppur la prestazione non sia stata da buttare, i tre punti sono stati falliti e la classifica resta sempre alquanto precaria. Ha un sapore diverso il pareggio dell'Agropoli, che sull'orlo di una crisi societaria, dopo l'uscita di scena del presidente Bisogno e l'ingresso dei tifosi che sono alle prese con l'individuazione di una nuova governance e con una squadra ridotta al lumicino, trova una prova di grande orgoglio e riesce ad imporre il pareggio alla Gladiator, anzi nel finale Condotto ha sfiorato il colpaccio. E domenica c'è il tanto atteso derby in salsa cilentana con i cugini vallesi. E nella zona rossa resta anche l'altra salernitana del girone, la Nocerina, che finisce per essere travolta dalla capolista Bitonto, che non fa sconti e mette sul tavolo un bel poker di reti. Un successo quello della squadra pugliese, che complice il KO del Sorrento dopo 18 giornate e che cede in casa al Taranto, fa allungare il vantaggio sulla seconda, che in questo momento è il Foggia, che invece ha vinto il Cerignola, però la sua piazza d'onore la vede distante 5 lunghezze dalla capolista. Nella zona a rischio ci sono ben 6 squadre, tutte racchiuse in 3 punti, e tra queste purtroppo le 3 salernitane, Gelbison, Agropoli e Nocerina. Invece per quanto riguarda l'eccellenza, la Polisportiva Santa Maria regola con un tris il Sant'Agnello mettendo in mostra Capozzoli e resta in vetta con un punto di vantaggio sulla Palmese, che dal canto suo risponde regolando l'Angri con un 2-0. Prova a non perdere terreno il Castel San Giorgio di De Cesare, che di misura piglia i Lioni, mentre si allontanano Costa d'Amalfi solo pari e Ariano addirittura sconfitto, e questo favorisce il Buccino, che resta a -2 dalla zona nobile. Invece è sempre più in caduta libera la Battipagliese, sconfitta al Pasten in malo modo dalla Virtus Avellino. Ora per le zebrette la classifica comincia ad essere davvero preoccupante. Infine, in promozione non conosce ostacoli il cammino della Virtus Cilento, che nel segno di Senè liquida il centro storico Salerno e mantiene 5 punti di vantaggio sulla Calpezzo, prima inseguitrice e vittoriosa sul campo del Giffrose Casali. Ma per i cilentani la strada che conduce in eccellenza appare segnata. Prima di restituirsi la linea, ricordo l'appuntamento di questa sera con 105 Sport alle 20:30, ospite in studio il collega giornalista responsabile dell'area comunicazione della Polisportiva Santa Maria, Antonio Vuolo, e per quanto riguarda lo Sporting di Sala Consilina, il dirigente Ciro Manisella. Appuntamento alle 20:30, tela linea. Grazie Gerardo, allora in bocca al lupo per questa sera. Intanto le ultime notizie in prima categoria, leggiamo qualche altra squadra. Atletico Eboli 6, la squadra da battere, vince 2-0 sul Poseidon. E poi invece Golfo di Policastro, ok, seconda sconfitta di fila per il Real Agropoli, 2-1 termina questa partita. Atletico Pisciotta da Urlo, tris all'Acciaroli, un vero e proprio trionfo. E poi invece in seconda categoria possiamo parlare di Ascea, una
Furia, poker da sogno contro il Celle, 4-0 termina questa partita. Tris del San Marco col Montestella, solo applausi, invece quest'altra pure partita cilentana. Angellara ha battuto Cilento, festa nella stracittadina, Polisportiva Cilento 2, Angellara 1. Infine in terza categoria per il territorio a sud di Salerno c'è Engel Bellizzi Battipaglia che termina 2-2, Real Battipaglia Montepruno 2-0 e Calcio Stella Santa Maria degli Angeli goleada 6-0. Un bell'articolo di Nicola Salati ci ricorda il calcio che va avanti nei nostri piccoli centri contro lo spopolamento. A Celle di Bulgheria da 10 anni Diego Marotta e il suo staff guidano i bimbi non solo nello sport. Insomma, una bella scuola calcio di cui appunto si parla in questo articolo. Infine, il personaggio nelle storie di sport, ingegnere, manager e portiere, è Elisa Ferrari, atleta pluridecorata della PDO Salerno, passione e sacrifici, parla lei, racconta insomma il suo lavoro. Ecco, con questo si chiude la nostra prima parte della rassegna stampa. Ora parleremo insomma più nello specifico di San Giovanni a Piro con Alberico Sorrentino e anche del progetto che sta nascendo. E visto che parliamo di San Giovanni a Piro, noi diciamo transitiamo questa seconda parte della nostra rassegna stampa parlando di un'altra area marina protetta che insomma ha difficoltà a quanto pare a nascere, quella che riguarda la costa di Maratea. Il prossimo 4 febbraio il comune dovrà decidere in consiglio di revocare la delibera di istituzione del parco marino, proprio nel momento in cui invece il ministero preme appunto perché si vada avanti con l'iter. Allora facciamo il punto in questo servizio e poi torniamo con la seconda parte della nostra rassegna stampa. Marcia indietro del comune di Maratea sull'area marina protetta. Il prossimo 4 febbraio il Consiglio Comunale sarà chiamato a votare la revoca della delibera istitutiva del Parco Marino. Nel 2016 infatti l'amministrazione Cipolla aveva confermato l'indirizzo già dato da Ditrani che puntava in tempi non sospetti all'istituzione dell'AMP. Ora, dopo che il Ministero dell'Ambiente recentemente ha comunicato un primo stanziamento per l'avvio dell'iter per la costa di Maratea, il sindaco Daniele Stoppelli ha invece convocato per martedì prossimo il Consiglio Comunale che dovrà tra l'altro riesaminare ai fini del ritiro, si legge nell'ordine del giorno, proprio la delibera istitutiva dell'AMP risalente al 2016. Un nuovo segnale della posizione dell'attuale amministrazione nei confronti dell'area protetta. Il primo cittadino Stoppelli già nelle scorse settimane aveva preso tempo contestando che gli studi su cui si basava il progetto non erano aggiornati, che bisognava valutare bene prima e che i 500.000 euro stanziati sarebbero serviti proprio a chiarire gli aspetti preliminari. Non è un mistero che molte perplessità rispetto all'istituzione del parco marino erano state sollevate anche dal comparto dei balneari di Maratea. L'atteggiamento cauto del primo cittadino ora si è esplicitato con una chiara azione politica e amministrativa volta a tornare indietro di 4 anni e a cancellare la posizione favorevole all'AMP espressa nel 2016. L'ordine del giorno del Consiglio Comunale non ha mancato però di scatenare le polemiche da parte di quanti invece attendono questo cambiamento come un'opportunità di rilancio economico. Il comitato Pro AMP, costituito da pescatori, albergatori, WWF, Legambiente e due associazioni outdoor di Maratea, ha avviato una serie di incontri informativi sull'area marina protetta. Il ministero è convinto e sta andando avanti, ha detto Manuel Chiappetta, presidente del coordinamento imprese di pesca di Maratea. Sentirà regione e comune e quando capirà che il comune non è ancora pronto rischieremo di rimanere con il cerino in mano sulla gestione. Bisogna stare molto attenti, per noi è un'attività di slancio importante, non abbiamo uno status da mantenere, abbiamo bisogno di un'ipotesi di cambiamento. Ed eccoci qua, insomma, la seconda parte della nostra rassegna stampa con Alberico Sorrentino per parlare di questo comitato civico Terra Nostra che avete insomma ufficializzato proprio recentemente. Di che cosa si tratta? Allora, l'altra sera a San Giovanni a Piro abbiamo finalmente respirato un po' di aria nuova, un'area di libertà. Lo scopo è quello di riaccendere l'entusiasmo, il sentimento, la passione, il senso civico proprio verso i nostri borghi.
è un modo per far rinascere delle connessioni non solo digitali, perché ci stiamo un po' abituando solo a queste connessioni digitali, stiamo perdendo di vista i rapporti umani, la rete di rapporti che è importante creare sul territorio. Infatti sì, il comitato nasce a San Giovanni e diciamo che ha uno scopo anche solo per San Giovanni, ma allo stesso tempo vuole tessere rapporti anche al di fuori, tant'è vero che l'altra sera c'erano persone da tutto il Golfo di Policastro, da Vallo, Caselle, insomma Centola. Un'associazione con gli stessi scopi è nata anche a Battipaglia, e saluto gli amici Peppe Ferlisi e Maurizio Mirra, proprio a voler dimostrare che c'è un nuovo impegno da parte soprattutto di giovani, anche se non siamo poi così tanto giovani perché siamo tutti over 30 ormai, però c'è la voglia di mettersi in gioco e di provare a proporre delle soluzioni nuove. Nel nostro caso abbiamo questo annoso problema delle aree interne. Come lo dobbiamo risolvere? Io non ho la bacchetta magica. Certamente l'altra sera insieme a quattro amici, tutti trentenni, questa è una cosa bellissima, meravigliosa, abbiamo proposto delle soluzioni, delle idee che porteremo sui tavoli istituzionali, perché quel paese... Diciamo che c'è stato questo incontro che è stato, diciamo, la prima uscita ufficiale di questo comitato civico. Sì. Dove avete parlato dei finanziamenti europei, sì, della rinascita dei borghi, della rigenerazione dei borghi e dell'aspetto agroalimentare. Sì, è stata la prima uscita, c'è stata una partecipazione che non mi aspettavo, oltre 60 persone di questi tempi, e con il clima che c'era l'altro giorno a San Giovanni non era semplice, faceva particolarmente freddo, ma abbiamo sconfitto anche quello. Abbiamo parlato, come dicevamo, della rigenerazione dei borghi. C'è una parte dei centri storici del mio comune, in particolare mi riferisco alla Contrada Paese, Rione Tornito, ma anche lo stesso Bosco, che sono in parte lasciati a loro stessi, al loro destino. Tanti sangiovannesi che ormai vivono fuori sono intenzionati a vendere queste loro abitazioni e non c'è la voglia di reinventarsi qualcosa, ragion per cui ci è venuta l'idea del cosiddetto albergo diffuso, che da anni se ne parla, ma in una visione più ampia, che era quella che ci proponeva Liviano Mariella, che è un progettista culturale e civico di Sapri, che ha collaborato con Matera 2019, dà vita ogni anno a Morigerati alla manifestazione Trasluoghi. Dobbiamo aprire lo sguardo oltre i confini territoriali. Allo stesso tempo immaginare qualcosa per i nostri paesi, perché sono i paesi, sono le persone che formano i paesi, e quindi porre le persone al centro di questo progetto. Bisogna rigenerare quei borghi partendo anche dal basso, cioè delle proposte che possono venire sia non solo dalla macchina amministrativa, ma anche dalle persone, creare ad esempio un consorzio di giovani che possa gestire queste case. Ovviamente vanno rigenerate, vanno ristrutturate, rispettando però quello che è la tradizione di quel borgo. Non bisogna fare degli obbrobri nei centri storici, conservarli, perché mentre per noi sono un qualcosa che siamo abituati a vedere tutti i giorni, molti turisti, o meglio ospiti, mi piace utilizzare di più l'espressione ospiti dei nostri territori, cercano proprio questo, la tradizione e l'attaccamento a quello che è stata la storia dei nostri paesi. Dopodiché siamo passati all'aspetto agroalimentare, perché credo che i nostri territori debbano vivere di due cose. Da qui a breve, nell'immediato, c'è bisogno di un presente concreto e non di mille promesse e di slogan. Le parole chiave secondo me sono l'agroalimentare, perché siamo patria della dieta mediterranea. A San Giovanni, ma non solo, c'è questa ricerca annosa del prodotto tipico. Secondo me non è solo una questione di prodotto tipico, bisogna creare un marchio, così un po' come è stato fatto a Caselle, ragion per cui ho invitato... c'era Rossella Torre, che è una ricercatrice, universitaria, che pone particolarmente attenzione al grano, ma ci ha dato dei consigli anche dal punto di vista alimentare. Poi abbiamo scoperto una cosa, questa era una notizia che avevo sempre raccolto negli anni passati, se non sbaglio ci ho scritto pure qualcosa in passato. Devi sapere che non solo a San Giovanni, ma in generale tutti i paesi del Bulgaria hanno un notevole numero di allevatori. Sai a quanto ammonta la produzione di latte? Ti pongo questa domanda. Non ho proprio idea. A zero litri. Ah. Zero litri, ragion per cui noi abbiamo tanti allevatori che usufruiscono evidentemente di risorse che provengono dall'Unione Europea, non solo, per
portare avanti queste. Viene utilizzato questo? No, non c'è un prodotto finito. Allora noi dobbiamo fare in modo di spingere queste persone a sostenerle, incentivarle verso la creazione di una filiera alimentare che porti anche ad avere il punto vendita, perché a San Giovanni se vuoi comprare la pezza di formaggio non hai dove comprarla, e soprattutto porre queste persone nelle condizioni di poter dar vita a questo prodotto. Non è semplice, lo diceva la dottoressa Torre, non è semplice perché il controllo sul latte è particolarmente, particolarmente importante, giustamente è un prodotto che va attenzionato, però fa specie che casomai un allevatore vada a comprare il latte al supermercato quando potrebbe produrre, cioè lo produce da sé. E allora perché non incentivare queste forme di opportunità e anche attività economiche? E laddove non c'è la capacità da parte degli allevatori stessi, perché mi rendo conto che non tutti possiamo fare tutto, io stesso ho molte lacune in altri campi, ma stare vicino a queste persone, accompagnarle in questo percorso di crescita di filiera e dar luogo a questa filiera alimentare. Questo vale per San Giovanni, ma non solo per San Giovanni, vi dicevo, è un problema che riguarda l'intero comprensorio del Monte Bulgheria, quindi ha un senso l'essere parte del parco, quando poi il parco stesso, che questi dati li ha, interviene anche su queste cose. Invece c'è la totale assenza del parco su questo argomento. Ma se un parco ad oggi deve ancora risolvere il problema dei cinghiali e ha previsto nel proprio regolamento un semplice indennizzo per chi faticosamente porta avanti un'attività agricola, e questo lo dico anche come legale di qualche azienda agricola, dove vogliamo andare? Dove ci vogliamo avviare se non risolviamo prima queste cose? Non possiamo fare solo del marketing, quando poi ci mancano queste basi, perché ripeto, se uno viene a San Giovanni e vuole comprare una pezza di formaggio, ad oggi non sa dove comprarla se non chiedere all'amico, a Tizio piuttosto che Caio, e bisogna etichettare questi prodotti. E abbiamo nel nostro territorio, perché Rossella Torre è una ragazza di Caselle, una dottoressa di Caselle, delle persone che saprebbero aiutarci a farlo, quindi porre al centro il capitale umano, perché il capitale umano è la risorsa principale per i nostri borghi, e per ogni giovane che va via è una perdita di opportunità per il nostro territorio. Ecco, queste sono delle proposte che sono emerse nel corso di questa serata, sì. È stato molto propositivo, ecco, però diciamo, questo comitato civico ha anche un obiettivo politico. Assolutamente, io non mi nascondo dietro a un dito. Con riguardo specifico a San Giovanni, ma ripeto, il comitato non è solo per i sangiovannesi, tanto è vero che dopo ti dirò di due prossime iniziative. Per San Giovanni ci stiamo avvicinando alle imminenti ormai elezioni amministrative. Ormai è acclarato da più parti che c'è una mia volontà, non solo mia, appunto anche di altre persone che fanno parte del comitato, di impegnarsi per le prossime amministrative, perché c'è un vuoto, noi vogliamo colmare quel vuoto. Io chiedo anche oggi a chi ci ascolta, ai sangiovannesi, agli abitanti di Bosco e di Scario, di aderire al progetto, perché non dobbiamo avere timore di portare avanti una voce nuova, una voce diversa, perché ne ha bisogno il territorio. Lo stimolo che ho dato negli scorsi mesi ha dato anche già dei frutti. Se ti ricordi, quando venni qui parlai dei bagni al santuario di Pietrasanta, sono iniziati i lavori al santuario. Ben venga se posso fungere da stimolo. Oggi non lo so, dirò qualche altra cosa in modo tale che l'amministrazione attuale si attivi. C'era un appiattimento che io ritengo pericoloso per la democrazia, anche se è inoltre un'altra cosa. Avevo invitato gli amministratori, alcuni amministratori, quelli che ritengo, senza offesa, che ancora conservino un'autonomia di pensiero e che non siano dei semplici yes men che fanno tutto ciò che vi viene detto. Purtroppo devo constatare che non c'era nessuno dell'amministrazione, e questo un po' mi dispiace, perché le proposte che abbiamo fatto le presenterò ufficialmente anche all'amministrazione, perché questo territorio non è solo loro, è anche nostro, è tutti quanti. Quindi bisognerebbe imparare a dialogare, perché non mi pare di aver fatto una sola nota polemica l'altra sera, ne posso fare 100.000, perché mi viene anche abbastanza facile, un po' per quella che è la mia propensione, il mio carattere, però diciamo che non è questo lo scopo, non è questo ciò che ci può far crescere tutti quanti. Quindi sicuramente un impegno da parte mia, ma non solo mia. Io non voglio fare il sindaco, questo, fammi chiarire questo aspetto. Io non amo fare, cioè non mi sono proposto come candidato sindaco,
Io voglio fare politica per il mio territorio. A me piace la politica, l'ho fatta da sempre. Da quando avevo 18 anni mi sono impegnato nell'associazionismo e ho portato avanti quello che è il mio percorso. E mi piacerebbe portare in politica tutto ciò che è stato il mio percorso giornalistico, dal punto di vista dell'associazione, della politica forense, perché mi occupo anche di politica forense. E così altri amici vogliono portare la loro idea, dare il loro contributo per questa causa. C'è bisogno ancora di adesioni per finalizzare il progetto e per questo chiedo e stimolo tutti quanti a volersi impegnare, a non voltarci dall'altro lato, perché si dice in giro che a San Giovanni le cose vanno bene, si lavora bene, certamente c'è un impegno da parte dell'amministrazione attuale, ma quando c'è solo una voce allora sembra che tutto va bene, invece che non è così. Io ho pungolato diverse volte, lo faccio anche oggi, sulla trasparenza dell'azione amministrativa, perché pongo delle domande ai sangiovannesi, agli abitanti di Bosco e Scario. Sapete quanto ci è costato ad esempio Equinozio d'autunno? Avete visto un bilancio di Equinozio d'autunno? Avete visto delle fatture di Equinozio d'autunno? Avete visto quanto abbiamo incassato dall'imposta di soggiorno? Come viene utilizzata questa risorsa? Da chi viene gestita? Quali sono gli introiti e quali servizi dovrebbe finanziare? Perché era stata questa la ragione della sua istituzione, quella di finanziare dei servizi. Riguardo ad Equinozio, io lo ritengo una manifestazione valida, validissima, però sono abituato sempre a parlare con le carte in mano. La delibera numero 158 del agosto 2019 porta un impegno spesa di quasi 200.000 euro, qua ci sono i numeri, di cui una quota parte è stata ovviamente finanziata dall'ente. Ben vengano queste manifestazioni, però permettimi di dire che dobbiamo vedere qual è il ritorno, qual è l'utilità. Si fanno delle scelte amministrative, alcune delle quali io non le ho condivise perché le considero che non vanno ad affrontare il problema immediato. Quali sono i problemi? L'occupazione, la sfida di oggi non è dare lavoro, perché il dare lavoro, l'ho scritto in un post, lo ripeto senza nessun timore o paura, chi è che dà lavoro? Le organizzazioni criminali e coloro, le amministrazioni che fanno politica clientelare. Noi non abbiamo bisogno di questo, noi dobbiamo creare le condizioni per creare occupazione, far restare i giovani nei nostri posti, perché a me piange il cuore quando un sangiovannese deve andare via per andare a fare il pizzaiolo a Milano, quando potremmo farlo lavorare tranquillamente qua. Gli unici posti di lavoro che ha saputo creare l'attuale amministrazione è quello del servizio civile, dove bisognava avere anche un legame diretto di parentela con un consigliere comunale per fare il servizio civile. Quindi sono queste cose che mi fanno un po' incazzare, lo dico senza timore. Però Equinozio, diciamo, nasce proprio con l'intento di, assolutamente, di portare gente in un periodo morto. Portare gente in un periodo morto, ma dobbiamo vedere quanto ci costa, perché il POC ha finanziato per 100.000 euro, 35.000 l'ha messi il comune e altri 60.000 sarebbero dovuti arrivare dalla SCABEC, che è questa società della regione, ma ad oggi non sono arrivati, tant'è vero che è del 30 gennaio un ulteriore acconto di 20.000 euro dato dal comune per il concerto di Capossela. Quindi quanto ci è costato e qual è il ritorno di immagine, qual è il ritorno effettivo per San Giovanni, per Bosco e per Scario? Questo bisogna interrogarsi. È una cosa che fecero anche gli attuali amministratori quando svolgevano il ruolo di opposizione, e quindi oggi pongo io a loro queste domande e soprattutto, ripeto, vorrei maggiore trasparenza. Voglio vedere le fatture, vorrei vedere un bilancio definitivo, perché non l'ho mai visto e mi riferisco anche alle amministrazioni passate, sono cose che io non ho mai visto e vorrei vedere degli impegni spesa e le determine, cosa che è un po' ignota per San Giovanni Appio, diciamo, in questo entrando momento. Entrando in Consiglio Comunale, ora in qualsiasi parte tu parteciperai, potrei vedere questi assolutamente documenti. Io già ho sempre partecipato ai consigli, io voglio amministrare il mio comune, che è una cosa ben diversa. E se me lo consentiranno i cittadini di San Giovanni Appio, Bosco e Scario. A San Giovanni mi conoscono quasi tutti, a Bosco e Scario dico due cose: non fatevi prendere in giro da chi guarda soltanto i propri interessi e dimentica il bene della collettività. Io sono a disposizione di tutti e per illustrare le mie idee. Da luglio ad oggi ho incontrato tantissime persone, tante mi chiamano tutti i giorni e non riesco a far fronte a volte a tutte le richieste che mi provengono, a tutti gli stimoli. Ci provo, dedico parte del mio tempo a questo e anche molte energie. Dicevo, ho incontrato tante persone, noto due cose.
c'è una disaffezione alla politica e a volte un disinteresse, perché esporsi significa poi esporsi al rischio di qualche piccola ritorsione, di qualche piccolo dispetto, perché ciò che accade nelle nostre comunità, dove c'è un controllo del voto che è spaventoso, no? Questo controllo, e va certamente arginato questo modo di fare, ed è per questo che io ho parlato la scorsa volta di vecchia politica, perché a me queste cose disturbano, dove ognuno dovrebbe essere posto in condizione di poter dire la sua, quantomeno di esprimersi. Qui invece, se dici la tua opinione, viene etichettato come contro. La politica del contro non mi interessa, non mi riguarda. Io voglio dire la mia idea, la vogliamo portare avanti insieme ad altri amici. Abbiamo fatto delle proposte e queste proposte le porteremo all'attenzione di chi amministra. Ora, rispetto a questo comitato, diciamo, queste persone che hanno appoggiato la costituzione del comitato sono già future, insomma, futuri personaggi di una presunta lista, cioè tu hai detto non sono necessariamente un candidato a sindaco, ma sì, c'è un gruppo che si vuole candidare. Assolutamente, è una decisione che poi verrà preso, che prenderà il gruppo. Stiamo creando questa compagine, ripeto, cioè abbiamo ancora dei vuoti da colmare, perché un progetto ha bisogno di diverse adesioni. L'altra sera ne ho raccolte alcune, però chiedo un ulteriore impegno agli abitanti del mio comune, perché io ho incontrato le persone, certamente partendo da quelle che sono le mie amicizie, le mie conoscenze, però con tante altre persone non ho dei rapporti diretti, per quanto possa essere un comune piccolo, non ho lo stesso rapporto con... sono partito dai miei amici, ovviamente, dalle persone con le quali ho condiviso dei percorsi negli anni passati. Diciamo che chi avvia un tipo di discorso diciamo diverso rispetto a quello dell'amministrazione di riferimento, diciamo che ha la possibilità di attirare verso di sé quelli che sono le attenzioni degli avversari politici anche di questa amministrazione. Sì. Quindi io ti chiedo, qual è il tuo rapporto con l'ex sindaco Gianni, insomma con l'amministrazione che era legata a lei e che sappiamo è, diciamo, l'attuale amministrazione è un'avversaria di quella precedente? Sì, allora io sono partito proprio da loro, per rispetto dal punto di vista non solo politico, ma anche per quello che è stato il percorso politico fatto da queste persone. Ai quali ho chiesto dei suggerimenti, un sostegno, non soltanto per essere avversari, ma perché ho posto anche queste persone di fronte alle loro responsabilità. E non mi riferisco solo alla Gianni, io ho parlato con tutte le persone che a mia memoria negli ultimi 15 anni si sono occupate in qualche modo della cosa pubblica o si sono proposte sulla scena politica a San Giovanni a Piro, e da parte di alcuni ho trovato le porte aperte, dei suggerimenti, tra questi sicuramente il ex sindaco Gianni, che l'altra sera era presente non a caso, voglio dire, da parte sua diciamo ho trovato degli incoraggiamenti, degli input. Certamente non è, voglio dire, non voglio diciamo riabilitare politicamente nessuno, non ha bisogno di me, Maria Stella, per riabilitarsi politicamente. Il suo gruppo politico ha fatto degli errori sicuramente, questa è la ragione per la quale oggi non abbiamo una voce a San Giovanni a Piro, ma devo riconoscere che anche grazie a lei, diciamo, si sta formando questa nuova compagine, questa nuova alternativa, perché voglio dire, non ci nascondiamo dietro un dito. Dall'altra parte c'è una forza strutturata che conta già di per sé di una lista civetta che ovviamente aveva lo scopo di evitare di raggiungere il quorum, e non ci possiamo ridurre a questa cosa, perché c'è bisogno di un'alternativa. Per cui grazie a chi come l'ex sindaco Gianni dà un contributo anche non solo in termini di suggerimenti, perché io mi appresto, diciamo, sono un novizio, quindi incorrerò sicuramente in errore, sbaglierò, voglio sbagliare, voglio crescere, ma allo stesso tempo abbiamo bisogno di numeri per formare una compagine. Certamente io mi faccio garante delle cose che dico, perché mi piace mantenere gli impegni che prendo, e se dico che porteremo avanti queste tematiche, le porteremo avanti, a prescindere da che ci sia. Così come non voglio rinnegare me stesso, come quando ho detto noi abbiamo bisogno di energie nuove, ma non mi riferivo al fatto di voler fare soltanto una lista di giovani, anche per una semplice ragione numerica. Della mia generazione a San Giovanni a Piro siamo in 5, no? Siamo 5 persone del mio anno, dell'87, e se mi guardo indietro a quelle più piccole, cioè se guardo quindi in avanti,
la maggior parte di loro studia, vive fuori, o comunque c'è chi poi non ha, diciamo, gli strumenti per avvicinarsi alla politica perché non gli interessa questa cosa, c'è una forte disaffezione, però occorrono sicuramente due requisiti, la passione, il senso civico e anche un po' gli attributi, e di questa seconda caratteristica, diciamo, non è facile trovarla. Siamo in chiusura, facciamo giusto un'altra domanda, insomma, la tua posizione e anche i tuoi rapporti, oltre che con l'amministrazione attuale, anche con una figura che comunque è di spicco del Comune di San Giovanni a Piro, come l'avvocato Maldonato. Quali sono? Sì, allora, no, ti ringrazio per questa domanda. Allora, io credo che l'avvocato Maldonato era assessore, poi consigliere comunale. Però lo vedo un po' strattonato per la giacchetta, voglio dire. Io credo che se l'avvocato, questa è una mia idea, abbia fatto delle scelte è perché non abbia condiviso alcune scelte dell'amministrazione. Oltre al fatto che lui sa benissimo, in quanto persona intellettualmente onesta, oltre che di una preparazione smisurata dal punto di vista giuridico, che esiste un conflitto di interesse nei quei procedimenti nei quali o difendi l'ente o l'imputato, altrimenti c'è un evidente conflitto, ragion per cui lui ha fatto una scelta ben precisa. Io parlerò con lui nei prossimi giorni, ci siamo più volte incrociati in tribunale, abbiamo rinviato questa chiacchierata, ma sicuramente ci sarà un modo per confrontarci. Voglio dire due cose prima di concludere, un paio di cose veloci. Allora, in ordine alla trasparenza, ancora non funziona l'albo pretorio storico, quindi le determine, le delibere che io porto è perché me le scarico, perché dopo un po' scompaiono. Nelle prossimi giorni io farò una segnalazione al segretario Minardi e anche all'anticorruzione, perché è inammissibile che questa cosa, che non trovo i documenti sull'albo pretorio storico del comune. San Giovanni a Piro non è Agropoli, non abbiamo né padri né padroni e conosciamo ancora, come conosciamo abbastanza bene, almeno per quanto mi riguarda, il codice degli appalti, e mi auguro che lo stesso sia osservato. Così come rivolgo una segnalazione alla responsabile dell'ufficio tributi, le determine non coperte da impegno spesa andrebbero registrate come debiti fuori bilancio. Non è una minaccia, ma semplicemente un'attenzione, voglio dire. Ricordatevi che la responsabilità civile, amministrativa, contabile e penale ricade sulle vostre azioni, quindi oltre ad essere dei meri esecutori materiali di quelli che è la linea politica, ricordatevi di essere funzionari dello Stato italiano, in particolar modo il segretario generale, perché è il principale organo anticorruzione di un comune. Dove trovare le risorse per fare l'albergo diffuso? Questa è una cosa che ci tengo particolarmente a dirla. Abbiamo centinaia di false residenze nel comune ed era un problema che questa amministrazione si era posta di risolverlo, non è stato fatto, sono state cancellate dalle liste elettorali pochissime persone, una quindicina. Non vale più la scusa che l'ufficio di polizia municipale, che ha una tenenza, cosa più unica che rara per la provincia di Salerno, per un comune di meno di 5.000 abitanti, è stato rimpinguato il comando di polizia municipale, è stato rimpinguato nell'organico, ad oggi conta 4 unità, visto che è stato di recente espletato un concorso. Quindi io invito il comando della Polizia Municipale ad effettuare questo controllo effettivo, ovviamente auspicando che le persone che sono oggetto di accertamento non vengano avvisate, ma soprattutto basterebbe controllare le utenze, perché se non abbiamo un consumo energetico dell'acqua, si vede che queste persone non vivono nel nostro comune, quindi dovrebbero pagare le imposte comunali come seconda casa. Queste sono, da ciò deriverebbe un gettito fiscale enorme che potrebbe essere utilizzato per fare molte cose per chi tutto l'anno vive a San Giovanni a Piro e anche per i nostri ospiti, perché in passato c'è stato lo schifo della lottizzazione e della speculazione edilizia. Io non sono contro il cemento, sia chiaro, mio padre fa l'elettricista, so cosa significa per una famiglia portare il piatto a tavola, ma chi ha permesso questo negli anni passati non ha pensato al futuro e al presente di questa terra. E amministrazione ha fatto sul PUC, insomma, la questione relativa al cemento zero, adesso non mi ricordo, sì, come si chiama. Allora, con le parole possiamo dire tutto, io lo dico sempre, sono le azioni quelle che contano. Io non mi riferisco solo a questa amministrazione, a tutte quelle che ci sono passate, cioè non ricadono tutte su di loro le colpe. Certamente è giunto il momento che anche l'attuale amministrazione si assuma le proprie responsabilità e non le scarichi sempre sugli altri, così come ha fatto con il comunicato sulla depurazione delle acque. Ed annuncio che questo sarà l'argomento di cui ci occuperemo di qui a breve con un'iniziativa del comitato civico, perché un comune che è area marina protetta,
un territorio che punta ad essere fiore all'occhiello del turismo non può non avere un depuratore, e se oggi non c'è, certamente una parte di responsabilità è anche dell'attuale amministrazione. E ricordo sempre che abbiamo avuto anche un consigliere provinciale sui corpi idrici e superficiali, dove evidentemente in quegli anni non è stato in grado di dar vita a questa misura che ritengo essenziale per mantenere il livello dignitoso delle nostre acque. Ti faccio un'ultima domanda che è relativa all'accusa che poi ti rivolgono principalmente, cioè che tu sei approdato al Comune di San Giovanni a Piro come una sorta di ripiego per quelle che era la tua velleità politica, che era nazionale, insomma, perché con i 5 Stelle... Sì. Allora, c'era quella competizione in corso. Allora, io 5 anni fa, faccio questa premessa, non ho neanche terminato il mio percorso di studi, cioè ero laureato ma non avevo ancora neanche il titolo di avvocato. Feci una scelta precisa, che era quella di terminare questo percorso, perché prima di impegnarsi in politica una persona dovrebbe essere dovrebbe avere una propria identità. Io oggi ho una mia identità dal punto di vista professionale, cerco di farlo nel migliore dei modi, tanto è vero che, ripeto, settimana prossima sarò a Roma in giunta nazionale AIGA per portare avanti la mia attività professionale. Questa ragione per la quale 5 anni fa non mi sono impegnato, ho detto no da una parte e dall'altra. Nel 2017 si è prospettata questa opportunità, c'era la ricerca di un candidato nel collegio uninominale da parte del Movimento, io mi sono proposto perché ho creduto in determinate persone, ho creduto in determinati progetti, perché c'era un attivismo da parte di persone a me vicine che mi incoraggiavano ad andare avanti in quella direzione. Potrei fare tanti nomi di persone che mi hanno accompagnato e abbiamo fatto diverse iniziative, l'ho ricordato anche nella diretta Facebook che ho fatto l'altra sera, l'iniziativa sull'acqua fatta con il senatore Ottolani, di cui vado non fiero di più per aver fatto queste cose. Ragione per cui mi sono sempre impegnato. Ti dico anche, aggiungo, ne abbiamo parlato con l'amico Gerardo Spira, che era segretario di Angelo Vassallo, di un impegno per le regionali. C'è stata anche una richiesta di uomini legati alla fondazione, abbiamo detto di no in questo momento, quindi c'era anche la possibilità di correre per le regionali o riempire un listino. Non l'ho voluto fare assolutamente, perché volevo partire dal mio comune, visto che sono stato puntato il dito per essere quello che vuole fare il passo più lungo della gamba. Dico no, io parto da San Giovanni a Piro, sicuramente non voglio fermarmi a San Giovanni a Piro, per questo ho pensato ad un comitato di ampio respiro, e c'è una relazione di rapporti anche, ripeto, con ragazzi, amici, colleghi che stanno a Battipaglia, che si stanno impegnando nei loro territori, perché noi vogliamo dire basta alla politica clientelare, vogliamo dire basta alla politica che fa politica per il proprio interesse e non per l'interesse della comunità che dovrebbe rappresentare nel migliore dei modi. Ok, grazie di essere stato noi, ti faccio in bocca al lupo, insomma, per questa avventura. Grazie. Intanto chiaramente noi siamo disponibili ad ospitare anche l'amministrazione comunale di San Giovanni a Piro per insomma, una risposta, sì, anche semplicemente per chiacchierare, perché tra l'altro io, Pasquale Sorrentino... con l'unica preghiera che quando si viene a 105, lo so, certamente. L'unica preghiera quando si viene a 105, cioè bisogna portare dei documenti, perché io credo di portare dei documenti, vuol dire non foglietti, no? Noi vediamo le cose come stanno, cioè, perché poi possiamo dire tutto quello che vogliamo, ma ci deve essere una corrispondenza. Cioè, i processi si vengono con le carte, con i documenti, cioè sono abituato a fare in questo modo. Poi, ripeto, io sbaglierò, sicuramente commetterò degli errori, non sono un puritano, nel senso che so di poter sbagliare, certamente me ne diranno, me ne dicono tante, ma non importa, io voglio andare avanti nel mio percorso, lo voglio fare per la mia terra e per me stesso, perché credo che avere un'ambizione non ci sia nulla di male. Vengono accusati i giovani sempre per essere, diciamo, disfattisti. Io voglio fare delle proposte. La sfida, ripeto, è creare occupazione, e cercherò insieme alle persone che fanno parte del comitato di proporre delle soluzioni per risolvere questo che ritengo il problema del presente e del futuro per i nostri borghi. Bene, la nostra rassegna stampa termina qui. Grazie a voi di averci seguito. Arrivederci.